Come ho già detto in altri video, la felicità è soprattutto uno stato interiore, uno stato mentale, abbastanza scollegato da ciò che succede esternamente. Anzi, più lo scolleghiamo, meglio è, perché se cerchiamo di essere felici, collegando la nostra felicità a qualcosa che ci capita dall'esterno, avremo molti modi per essere infelici e pochi per essere felici. Quindi bisogna almeno dedicare 5 minuti al giorno per costruirsi la felicità. È possibile, bisogna avere voglia di farlo. Credo che 5 minuti al giorno siano un ottimo investimento per coltivare una felicità a lungo termine. Che cosa fare? Ma fondamentalmente sono due o tre cose da fare. La prima è, diciamo, crearsi delle immagini mentali di se stessi felici, cioè iniziare a percepirsi come felici a livello mentale. Quindi, ma bastano proprio 2 minuti, chiudi gli occhi, ti metti in uno stato comodo, tranquillo, rilassato e visualizzi te stesso felice. Cerchi di portare le emozioni dentro questa visualizzazione, cerchi di portare anche le sensazioni, di guardare il mondo con gli occhi della felicità. Dopodiché questo esercizio ti prende veramente 3-4 minuti, cerca di assumere la fisiologia che avrebbe una persona felice. Quindi devi sorridere, cerca di sorridere alle altre persone. E quando incontri un'altra persona, pensa mentalmente di quest'altra persona, desidero che tu sia felice. Perché desiderare la felicità degli altri, sinceramente, porta felicità a te stesso. E assumi una postura tranquilla, con le rilassata, sorridente, una postura che avrebbe una persona felice. E poi, come ultimo punto, concediti una piccola emozione tutti i giorni, fai una piccola trasgressione, qualcosa di diverso, rompi uno schema, insomma, concediti una sana emozione ogni giorno, in modo tale che anche la tua parte emotiva capisca che tu la stai aiutando a viversi le tensioni emotive di cui ha bisogno, per evitare che se le vada a prendere lei, gliele somministri tu, una sana emozione tutti i giorni, che ti faccia uscire dalla routine, che ti faccia rompere le abitudini, rompere gli schemi, fare qualcosa di diverso, un imprevisto, che ti dia emozione, un'emozione reale, sincera. Ogni giorno devi prenderti almeno un'emozione. Mettendo assieme tutto questo, inizierai a costruire piano piano la tua felicità. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, seguimi anche sul blog seduzionevip.com. Ciao.